edizione della Stra Salerno. Sì, questa è proprio la 19ª edizione. L'anno scorso ci furono proprio i campionati nazionali, ci furono oltre 4.000 partecipanti e coinvolse tutta la città di Salerno. Quest'anno sarà a livello regionale, ma nonostante questo ci saranno tantissime partecipazioni. Ci saranno anche prove per ragazzi più piccoli, ci sarà un percorso per 10 km per alcuni atleti, però la maratona è di 24 km. Ci aspettiamo anche quest'anno una grande partecipazione per questa manifestazione che ha raggiunto cime importanti. Per la partecipazione di atleti importanti ci sarà pure una campionessa italiana ed è anche questo un evento importante che coinvolgerà tutta la città di Salerno. Secondo lei che cosa è cambiato nel corso del tempo, dalle scorse edizioni fino ad arrivare a quella attuale? Quanto è importante il coinvolgimento poi dei cittadini nell'ambito dello sport? Ma queste sono manifestazioni che servono a divulgare lo sport. Ci sono a Salerno tanti sport detti minori, che generalmente possono essere considerate anche sport migliori, che vedono squadre di tutti i tipi, che raggiungono anche importanti trofei come l'handball, come il basket, come la pallanuoto. Quindi a Salerno lo sport non è solo calcio. Ieri abbiamo fatto una manifestazione importante nel carcere di Forni, dove abbiamo fatto un torneo insieme al CONI che ha visto le squadre dei detenuti di Forni, di Eboli, giocatori della Salernitana, con una squadra organizzata dal centro sportivo, dal centro calcio Salernitana Club. E quindi è una delle tante manifestazioni che cerca di coinvolgere non solo gli eletti, tra virgolette, ma tanta altra gente che con lo sport può trovare un momento di evasione. E del resto lo sport in genere serve anche a mantenersi in forma, serve a capire le regole e partecipare con disciplina agli eventi sportivi. E mi sono voluto questa bella città, giusto,
Salerno in una bella giornata di sera e speriamo anche per domenica ci sarà. Quindi i dettagli tecnici per il virus verrà quest'anno. A favore di quest'anno è l'amministrazione che ha la parte anche dell'operazione di questo la data dell'operazione di Casino, professori che stanno lavorando insieme a noi per crescere questa amministrazione e infatti già abbiamo la forma della cui stanno promuovendo a livello di vari siti cose che negli altri anni sono ancora trascurate. Quindi con queste due cose, e con qualche privato, quindi la risposta di Dio, la terra, la linea dottorella che c'è qui, la risposta il gruppo forte che metterà la gestione dei valori, dei prodotti, cioè su questi valori, il loro settore che va a disposizione di loro, le loro forze per stare vicino alla manifestazione. La manifestazione che partirà alle 9.45 dal primo chilometro fino alle 10 chilometri, abbiamo la 10 chilometri una logistica, perché mentre prima all'inizio non avevamo la parte logistica del primo alle 10 chilometri, nel corso degli anni abbiamo notato che alcuni cittadini, anche se non erano testati per l'associazione, anche se non lo facevano anche per la logistica, sono in grado di correre anche 10 e oltre 3 chilometri. Quindi quest'anno abbiamo 3 tipologie.